Ottava lezione dell'insegnamento di analisi 3 per il corso di laurea di matematica triennale dell'Università di Ferrara. In questa lezione introduciamo un'operazione tra funzioni, detta prodotto di convoluzione, che consiste nell'associare ad una coppia di funzioni f(g), definite sullo spazio euclideo Rd, d-dimensionale, un'altra funzione sempre definita su Rd tramite l'integrale di f convoluto con g nel punto x e l'integrale di f y moltiplicato per g di x meno y dy. Questa definizione sembra un po' oscura al momento e non è l'integrale del prodotto delle due funzioni, ma è l'integrale del prodotto di una funzione per una traslata dell'altra. È un tipo di operazione molto utile nell'analisi delle funzioni, lo vedremo poi in seguito anche con la trasformata di Fourier. Per il momento accettiamo questa definizione e vedremo nella prossima lezione come con queste operazioni di convoluzioni potremo riuscire a ottenere approssimazioni di funzioni negli spazi LP con funzioni molto regolari, addirittura di classe C infinito. La convoluzione è definita tramite un'integrale, è un'integrale su tutto lo spazio Rd, quindi non è detto che sia sempre ben definito per qualsiasi funzione misurabile fg. Allora ci interesserà determinare delle condizioni sufficienti perché questa integrale, questa definizione sia ben posta. In particolare, lavorando con funzioni negli spazi LP, ci interessa sapere quando questa funzione definita tramite questa integrale risulta essere una funzione di qualche classe LP a seconda delle classi LP a cui appartengono F e G. E quindi dovremo fare norme di questa funzione definita con integrali. Le norme LP sono a loro volta degli integrali, quindi faremo integrali di integrali, ci troveremo in qualche modo a dover valutare integrali multipli. E ci capiterà di aver bisogno di effettuare uno scambio nell'ordine di integrazione tra le variabili. E per questo ci aiutano i teoremi di Tonelli e di Fubini, che dovreste aver già visto per la misura di Lebesgue nel corso di analisi 2. Però intanto li ripassiamo. Quindi parliamo di quando si può o non si può fare lo scambio nell'ordine di integrazione. Partiamo con un esempio abbastanza classico. Prendiamo la funzione f di xy in due variabili, definite da y quadro meno x quadro fratto x quadro più y quadro tutto al quadrato. È sempre definita tranne quando x e y sono entrambi 0, ma noi lo andiamo a considerare nel quadrato in cui la x e la y variano fra 0 escluso e 1. Andiamo a calcolare l'integrale da f facendo l'integrale prima rispetto a x e poi rispetto a y su questa regione. Chiamiamo a il valore di questa integrale. E chiamiamo b lo stesso integrale però facendo prima l'integrale rispetto a y e poi rispetto a x. Questa a dovrebbe essere una x. Calcoliamolo, facciamo il calcolo con il calcolo delle primitive, quindi osserviamo prima di tutto che questa funzione coincide con la derivata parziale rispetto a x della quantità x fratto x quadro più y quadro. Se andate a fare i calcoli, calcolate la derivata, verificate, ottenete la quantità f. E coincide anche con la derivata rispetto a y di una quantità simile, al posto della x mettiamo la y, però vedete qui la funzione è antisimmetrica, scambiando x con y cambia di segno, quindi abbiamo un meno. Se applichiamo il teorema fondamentale del calcolo, l'integrale di una derivata mi dà il valore della funzione derivata, della funzione che stiamo derivando, calcolata agli estremi. Quindi l'integrale da 0 a 1 di f di xy in dx non è altro che la funzione x fratto x quadro più y quadro calcolata in differenza fra x uguale a 1 e x uguale a 0. Quando x è 0 viene 0, quindi mi rimane 1 fratto 1 più y quadro. Analogamente si calcola l'integrale rispetto a y, sempre sull'intervallo 0,1, viene la stessa cosa, però al posto della x c'è la y e c'è un segno diverso.
Dopodiché 1 fratto 1 pi x quadro sappiamo che è la derivata dell'arco tangente, quindi il valore di A non sarà altro che l'integrale da 0 a 1 della derivata dell'arco tangente fra 0 e 1, quindi arco tangente di 1 meno arco tangente di 0 mi dà pi greco quarti. Lo stesso calcolo fatto per B, si presenta un segno meno e otteniamo meno pi greco quarti. Ecco che in questo caso abbiamo gli integrali che differiscono semplicemente per l'ordine di integrazione, ma è la stessa funzione, lo stesso dominio. Uno mi viene una quantità positiva, l'altro mi viene esattamente l'opposto, una quantità negativa, due valori differenti. Osserviamo inoltre che la funzione f non è una funzione integrabile, cioè di classe L1 sul dominio che stiamo considerando, il quadrato 0,1 per 0,1. Se la osserviamo, quando la y è maggiore della x, abbiamo che la f è positiva, mentre invece quando la y è minore della x, la f risulta essere negativa. Quindi se integriamo il valore assoluto, quando la x è compresa fra 0 e y, abbiamo il valore assoluto di f coincide con f. Quando la x poi varia fra y e 1, cioè la x è più grande, il valore assoluto è l'opposto di f, quindi compare un segno meno. I calcoli di questi integrali li facciamo sfruttando le primitive che abbiamo trovato poco fa e semplificando salta fuori un termine di tipo logaritmico. Qui siccome lo consideriamo come integrale generalizzato, siccome il denominatore si annulla verso l'origine, scriviamo questo integrale come limite, mandando un estremo epsilon a zero. Ecco che salta nel calcolo, ecco che salta fuori proprio un logaritmo di questo epsilon, che diverge quando epsilon tende a 0 più, meno logaritmo tende a più infinito. Quindi abbiamo che l'integrale del valore assoluto è più infinito, la funzione non sta in L1 e la mancanza di integrabilità del valore assoluto della funzione è anche un segnale proprio che le cose possono andare male quando si scambiano l'ordine di integrazione. Vediamo cos'è che dicono i teoremi di Fubini e di Tonelli che ci dicono quando possiamo invece scambiare l'ordine senza problemi. E in generale andiamo a prendere due insiemi misurabili, omega e gamma, che stanno in qualche spazio RD, RK, e li andiamo a considerare con la misura di Lebesgue, anche se quello che poi diciamo vale anche in generale per misure astratte, non necessariamente solo per la misura di Lebesgue. Possiamo considerare, prendiamo una funzione definita sul prodotto cartesiano di omega e gamma, con x che sta in omega e y che sta in gamma, e potremmo considerare diversi integrali. Per esempio, possiamo fare l'integrale di f rispetto a x prima su omega, poi quello che otteniamo fare l'integrale rispetto a gamma, integrando in y. Oppure integrare prima in y e poi integrare in omega. Oppure potremmo integrare la funzione f di xy sul prodotto cartesiano omega gamma usando come misura di riferimento la misura prodotto, cioè in questo caso sarebbe la misura di Lebesgue nello spazio R di dimensione d più k. Abbiamo tre quantità. Nell'esempio precedente abbiamo i due integrali 1 e 2 avevano valori opposti e l'integrale di 0 era divergente. Ah no, aspetta, nell'esempio precedente era il valore integrale del modulo, l'integrale di 0 non era definito. Il teorema di Tonelli ci dice che questi tre integrali coincidono quando si considera una funzione f misurabile a valori non negativi. Quando abbiamo una funzione maggiore o uguale di 0 in tutti i punti, l'ordine di integrazione è indifferente, integrare prima rispetto a una variabile o l'altra o integrare tutte e due insieme produce sempre lo stesso valore. Quindi non c'è problema quando consideriamo funzioni di tipo a valori non negativi. Il teorema di Fubini invece ci dice che se gli integrali del valore assoluto di f, uno qualsiasi di questi tre, ma tanto se uno converge, anche gli altri due convergono per via del teorema di Tonelli. Quindi, quando gli integrali del valore assoluto
hanno valore finito, convergono a un valore finito. Quindi quando la funzione f è misurabile sul prodotto omega gamma, allora anche gli integrali senza valori assoluti sono finiti e coincidono tra loro. Questo è quello che ci dice Fubini. In sintesi, Tonelli ci dice che è indifferente l'ordine di integrazione quando f è una funzione maggiore o uguale di 0 a valori reali, mentre Fubini ci dice che è indifferente l'ordine di integrazione quando f è una funzione di L1 dello spazio prodotto. Nell'esempio che abbiamo visto all'inizio, nessuna delle due ipotesi era verificata. Poi il teorema di Tonelli-Fubini si generalizza a qualsiasi misura che sia sigma finita, ovvero in cui lo spazio su cui sono definite è una unione numerabile di insieme di misura finita. Rn, Rd sono spazi sigma finiti perché lo possiamo vedere come unione di, se andate a prendere le palle centrate nell'origine con raggio n, al variare di n fra i numeri naturali, la loro unione riempie tutto lo spazio.